Ritorniamo così per giocare la seconda manche di quest'oggi. Saranno protagonisti una concorrente, come sempre, e tre pretendenti che sono Claudio, Paolo ed Antonello. Benvenuti, benvenuti alla nostra trasmissione. Allora, chiacchieremo intanto con Claudio, che è un operatore turistico. Sì. E da grande farà lo chef. Sì, il mio signore Cassetto. Il grande chef. Sì, il grande chef. Come mai il grande chef? Come mai perché questa decisione? È una tradizione di famiglia, prima di tutto, perché mio padre è un ristorante e mia madre è un albergo. Ah, e di conseguenza proprio l'ho assorbita questa passione. Assolutamente vuoi diventare un grande chef. Senti, come vorrei, innanzitutto dove vorresti averlo questo ristorante? Ma in un paese tropicale magari. Ecco. Con un sottofondo di musica reggae di cui sono molto appassionato. Ecco, questo potrebbe essere un'idea. Senti, non mi resta altro che augurarti in bocca al lupo, poi ti verrò a trovare, va bene? Ti ringrazio. Okay. In bocca al lupo a Claudio. Chiacchieriamo invece con Antonello. Antonello, pensate che viene niente meno che da Gioia del Colle, in provincia di Bari. Buone mozzarelle, ma cosa c'entrano le mozzarelle? Stavamo parlando di Sylvester Stallone. Sono buone anche le mozzarelle, eh? Buonissime. Ah sì? Sì. Mi ha preso in contropiede. No, parlavamo di Sylvester Stallone, io dico Gioia del Colle. E dice le mozzarelle, che tutt'altro che una mozzarella Sylvester Stallone. Allora, i parenti di Stallone sono ancora lì? Sì, c'è la zia. La zia, dovrebbe essere la sorella della madre. Ho capito, dovrebbe ma essere. È muscolosa? No, normale la zia. No. Così, un po' di baffi, sì. No, ce l'hai baffi. No, chi ha detto che hai baffi? Voglio dire, un po' non gli assomiglia qualcosa? No. Niente? No. Senti, ma Sylvester allora mi hanno detto che doveva venire. Sì, noi lo aspettavamo, ma non è ancora arrivato. Il mio paese lo sta aspettando per fare anche una grande festa, però non mi ha ancora. Volete fare la festa a Stallone? Certo. Ho capito. Personaggio così illustre. Lo so, ci ha pensato comunque anni fa già la Git Nielsen a fargli la festa. Ho capito. Beato lui. E vabbè, allora, niente, nel frattempo tu, vabbè, riesci a vivere lo stesso, insomma, anche se Stallone non è venuto certo. Ho capito. Cosa farai da grande? L'attore? Magari. Rambo 12? Sì, certo. Eh? Mi piacerebbe molto fare l'attore. Vabbè, allora fatti raccomandare, tu c'hai del giro. Vai dalla zia, no? Ok, va. Ok? In bocca al lupo, grazie. Accomodati. Ciao. E incontriamo invece Paolo. Allora Paolo è niente meno che il presidente del Calcio Club e adesso Verona di Legnago. Ah, ecco, di Legnago. Quindi tu sei un tifoso del Verona, immagino. Esatto. Ecco, cosa fate voi per seguire la vostra squadra? Cosa la sostenete? Cosa fate? Noi organizziamo dei pullman che seguono la squadra quando va a giocare a Verona e a volte anche in trasferta. Anche a volte anche in trasferta. Non sempre. Paolo. Ho capito. Senti Paolo, tu mi dicevi che vorresti diventare un parrucchiere per signora. Esatto. Eh? Spererei di diventare. Spereresti, cioè perché tu già sei invece parrucchiere per uomo. Per uomo. Ecco, come mai questa differenza? Perché una volta non esisteva, cioè una volta, voglio dire il contrario. Oggi normalmente i parrucchieri da donna tagliano i capelli anche agli uomini, quelli degli uomini non tagliano anche alle donne. Come mai? Non ci avevi pensato, non T'ho preso in contropiede. E potrebbe essere un'idea, adesso invece che scrivere barbiere, uno fuori potrebbe scrivere barbiere uomo e donna. Barbiere unisex. Parrucchiere, però. Non si dice più barbiere. Non si usa più? No. Barbiere non si usa più? Non si usa più. Ma se uno si va a fare la barba? Beh, può farsi anche la barba, però... Tu che mano hai, leggera? Abbastanza. Abbastanza, verremo a provare. Paolo in bocca al lupo, accomodati. Vediamo invece da dove arriva la concorrente di questa seconda manche. Arriva da Aosta, ha 22 anni e si chiama Isa. Isa, benvenuta. Come stai? Bene. Tutto bene in Val d'Aosta? Benissimo. Ho capito. Allora, Isa è una ragioniera, sì. Lavori in una... Lavoro in una società finanziaria, sì. Da quando mi sono diplomata praticamente, perché ho vinto un concorso un paio di mesi dopo, ho cominciato a lavorare subito lì. Quindi sei diplomata, subito hai iniziato, sì. Beh, sei stata fortunata e sfortunata. Fortunatissima, perché penso che trovare un lavoro del genere non sia facilissimo. Senti, a parte il lavoro, so che tu fai parte di un gruppo folcloristico. Sì. Valdostano. Valdostano, sì. Esattamente di Charvanceau, che è un paese vicino ad Aosta. Charvanceau, sì. Charvanceau. In genere, come, avete un nome? Sì, il gruppo si chiama Gay Famille, è in francese il nome. La famiglia in italiano, no, la famiglia felice. No, chi, gay la traduzione famiglia, è la famiglia felice. Family, no. Gay. No, in inglese è family gay. Family gay, ok, no, family gay è un'altra cosa, cancelliamo, siamo entrati in un ginepraio. Comunque, la famiglia felice. Sì. Sì.
Cosa fate? Con questo gruppo noi giriamo le varie feste, sia in regione che in Francia, in Svizzera, giriamo anche l'Italia e portiamo in giro le tradizioni di questo paese che è vicino ad Aosta. Ma come sei vestita tu? Raccontaci. Ma il costume che noi indossiamo è un costume di fine 800, primi 900, sono i costumi che usavano i nostri nonni in campagna, come in genere nei giorni di festa. Le nostre nonne, nel caso. Nonne e nonni, sì, sì. Beh, senti, ma il gruppo ecco, è misto. Spiegaci, tu hai una gonna. Io ho una sottogonna. Sì. Pesantissima, d'estate moriamo di caldo. Sottogonna. Una bianca. Sottogonna, bianca, sì. Poi un costume che è di vari colori, il mio è blu. Sì. È guarnito con dei pizzi. E il numero di pizzi varia a seconda della ricchezza del casato, quindi chiaramente più una pizzi, famiglia sì. era ricca, maggiore era il numero di pizzi sul vestito. E poi avete le abbiamo manichette. Uno scialle sulle spalle, perché una volta si usava, un grembiule perché in campagna veniva sì. portato sempre, e poi un foulard che all'epoca veniva portato annodato in testa. Noi lo portiamo sul fianco perché attualmente non si usa. Quindi. Senti, ma io non so, ho notato in questi costumi folkloristici italiani si assomigliano un po' tutti, è vero questo o no? Beh, ma probabilmente perché essendo sono quasi italiani. Tutti sono italiani, quindi no, vabbè. No, un po' di differenza c'è. Noi abbiamo avuto occasione di uscire insieme ad altri gruppi, ad esempio facciamo delle uscite con gruppi siciliani, quindi ecco, vabbè. Addirittura dall'altra parte dell'Italia. La differenza principale è che i nostri costumi sono pesantissimi, invece loro chiaramente sono di cotone, però bene o male riportano tutti questo grembiule, perché si vede che in campagna era usato. Era la tradizione, era questa. Isa, pensiamo al gioco delle coppie, in bocca al lupo. Grazie. Accomodati. Bene, allora Claudio, Antonello e Paolo, attenzione alle domande che adesso vi farà Isa. Quindi prima domanda per Antonello, per Isa, scusa. Allora, vorrei chiedere, dato che siete perdutamente innamorati di una ragazza che possiamo definire addirittura brutta, forse più di brutta, sì. com'è che questo è successo? Allora, come è successo questo, Paolo? Guarda, io ti dico, la mia ragazza è brutta, però è simpatica e ha un bel carattere. Ecco, per questo sei innamorato. Esatto. Sentiamo Antonello. Ma io credo che sia arrivato il momento di andare a fare una visita all'oculista, invece. Bene, per Antonello sentiamo Claudio. Ma io fortunatamente sono molto brutto, di conseguenza non dovrebbero esserci problemi. Ah, per questo dici. Allora, quale ti è piaciuta più delle tre? Scelgo Paolo. Paolo, la prima. Bene. Paolo, perché la prima indicazione, anzi la prima domanda supplementare, sentiamo Isa. A Paolo vorrei chiedere se preferisce giocare a tennis o a calcio. A calcio. A calcio, ma tu giochi a calcio? Qualche volta, non so. A tennis? Mai. Mai. Ecco, perfetto. Sentiamo la seconda domanda per Isa. Allora, vostra moglie adora le novità, solo che in questo periodo vi siete stufati di accontentarla perché... avete già cambiato 3 volte casa, avete cambiato 5 volte i mobili di casa, avete cambiato 10 volte l'automobile in 5 anni, diciamo. Cosa fate per fermarla? Antonello, cosa fai tu? Ma cercherò più spesso di dimenticare il libretto degli assegni a casa quando esco con lei. Bene, sentiamo Claudio. Ma secondo me i soldi sono fatti per essere spesi, quindi non la punirei, anzi. Anzi, più spende meglio è. Se ci sono, sì. Ok, sentiamo Paolo. Io gli dico, già che ha cambiato così tante cose, è ora che cambia anche marito. Bene, allora, Antonello, Claudio o Paolo? Paolo. Paolo questa volta. Altra indicazione, altra domanda. Allora, chiedo a Paolo se preferisce portare i boxer o gli slip. Allora. I slip. 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 Allora, sei un anti-boxer, proseguiamo, terza ed ultima domanda per Isa. Allora, è arrivato il momento di dire alla vostra ragazza che volete più libertà di quanta ne abbiate. Che momento scegliete per farlo e cosa gli dite? Claudia. Ma io penso che il giorno in cui mi innamorerò veramente non avrò bisogno di libertà. Non avrai più bisogno di libertà. Beh, sentiamo Paolo. Gli dico il telefono, gli dico che è un altro appuntamento e ci vedremo la prossima settimana. Bene, per Paolo sentiamo Antonello. Ma io la porterei a fare una passeggiata in campagna e userei delle parole molto libere. Molto libere nel senso sì. saresti molto esplicito. Sì, ma per libertà ci vogliono delle parole molto libere, tra virgolette. Ho capito. Allora, Claudio, Paolo o Antonello? Claudio. Claudio. Claudio, anche per te una domanda supplementare, sentiamo. Allora,
A Claudio chiedo se preferisce stare ad assistere a una partita di calcio o a un torneo di tennis. Ma penso sicuramente a un torneo di tennis, perché preferisco i giochi molto tranquilli e rilassanti, il tennis lo è sicuramente. Bene, allora abbiamo così dato le ultime risposte ed ora attenzione, Isa, tu inizierai a pensare, noi come sempre lasceremo un po' di spazio alla regia, tra poco ritorneremo per proseguire il gioco delle coppie. Bene, ritorniamo in studio, stiamo per conoscere quella che sarà la decisione che quest'oggi Isa prenderà. Isa è di Aosta, ecco, ed è pronta per pensare, vero? Quindi 10 secondi di musica. 5. Allora aspetta, rifletti, perché non è ancora il momento, i nostri amici a casa stanno rivedendo i volti dei tre pretendenti, sorridentissimi, neanche tanto. Allora, a questo punto mi dirai se passerai la vacanza con Paolo, con Antonello o con Claudio? Con Claudio. Con Claudio. Complimenti. Complimenti. Allora, domanda d'obbligo. Come mai proprio Claudio? Beh, perché mi è piaciuto cosa mi ha risposto quando abbiamo parlato di tennis e di calcio. Ho capito, ti è piaciuto questo fatto che lui ama sicuramente meglio più il tennis, eccetera. Bene, allora vediamo di presentarti gli altri pretendenti. In arrivo appunto da Legnago, in provincia di Verona, è Paolo. Vediamolo, eccolo qua. Ciao. Ciao Paolo. Grazie, bocca al lupo. Allora, proseguiamo da Paolo, che sono biondi i mori? I mori. I mori. Perché hai guardato lui e poi hai detto i mori? Come no, ok, sì. Comunque i mori. Proseguiamo, vediamo Antonello che arriva da Gioia del Colle, Bari. Ciao. Ciao. Eccolo. Ciao Antonello. Ciao. Grazie, salutami gli Stallone. Okay. Ecco, avvicinati qui al nostro muro magico. Ed ora. Come sarà? Io spero che sia moro. E con gli occhi neri. Sì. Senza barba e senza baffi. Senza barba e senza baffi, eh? Basta, resto. Va poi, bene tutto. Alto com'è? Basso, lo stesso. Senti, potresti dirglielo questo in patois? Cosa? Cosa? No. Vorrei che tu fossi alto, moro, senza barba e senza baffi, eh? Sì, glielo puoi dire. In patois, senti Claudio, eh? L'amorio che tu sei at, ne, e senza mostazzo. Mostazzo? Resta il mustazzo. Sì. Domani me li ritaglio. Vabbè. Non voglio avere i mustazzi. Allora Claudio, tu come la immagini? 1,75? Sì. Mora? Sì. Occhi azzurri. Occhi azzurri. Togliamo il muro magico, presentiamo così Claudio a Isa. Ciao. Venite. Eccoli qui al centro. Allora, sei soddisfatta? Sì. Di questa scelta? Sì, sì. 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 Beh, non è il mustazzi che non ce li ha. Meno male. La barba come si dice? La barba in genere si dice mustazzi per indicare tutto. Perché... Peli? Sì. Peli sul viso e mustazzi, tutto mustazzi. Allora, Claudio, tu sei soddisfatto? Beh, mi sembra di aver indovinato. Infatti, con gli occhi chiari, i capelli... Sì, è proprio lei. Allora, diciamo intanto, l'abbiamo già parlato di Claudio, che è appunto un operatore turistico di Milano, ama il reggae ed è... Ma tu sai già far da mangiare qualcosa? Le volte cammino come vengono? Ma abbastanza bene. Bene, e poi altri piatti, specialità? Milanesi, piatti milanesi li so fare proprio tutti. Osso la cassola, l'ossobuco. Quelle cose leggere proprio che uno sì, mangia proprio che poi dopo una cassolina. Vediamo subito di confrontare la finta di coppia tra Paolo e Isa in questo caso, cosa dice il nostro computer? Che dice? Dice 58, che è il primo punteggio. Vediamo e proseguiamo invece con Antonello. Con Antonello il nostro computer dice da 58 a 49. Abbiamo abbassato il tiro ed ora abbiamo già stabilito il contatto tra Isa e Claudio. Cosa dice la nostra macchina? 52, il punteggio intermedio. È andato abbastanza bene, 1.000.000 vinto. È andata, sì, diciamo sì che è andata abbastanza bene. Allora, a questo punto, dopo il milione, arriva anche la vacanza e come sempre arriva con Elvira, eccola qui con noi. Ciao Marco, ciao. Ciao, bentornata Elvira.
Allora, sarà il momento... tra poco Elvira dovrai partire col primo scaglione tu di concorrenti, eh? Sì, tu sarai contento. No, no, io non è che sarò contento, perché così so che anche i nostri ascoltatori sono curiosi, vogliono sapere ma come c'è Elvira, chi è l'altra, poi Elvira tornerà e poi quando tu torni ci racconterai di come sono state le vacanze, perché poi noi vogliamo i pettegolezzi e i resoconti, no, durante le vacanze. Tu dovrai solamente controllarli. Sì. Va bene? Io controllo. Tu controlla. Allora, dove andranno in vacanza? Andrete a passare questo splendido soggiorno all'Hotel Vigo, il Club Hotel Vigo di Marileva con l'Isper Vacanze, l'organizzazione specializzata nel turismo bianco, quindi nel turismo della neve, e i programmi l'Isper, la Grande Neve, li troverete nelle migliori agenzie viaggi. Bene, bene. Ed ora è il momento di rinvitare in studio la coppia formata durante la prima manche e tornare a giocare con Nivea. Siamo pronti per giocare con Masha e Mario, che sono rientrati in studio, bentornati con noi. Naturalmente si scontreranno contro Claudio ed Isa. Allora, come sempre, adesso noi ascolteremo il sonoro di questo film molto conosciuto, dopodiché ci saranno tre domande per voi, a cui voi dovrete rispondere. Ok? Le lavagne ce le avete già, possiamo partire con il sonoro? Tirati su, forza! Ci provo, aspetta! Avanti, forza, cara, via! Non ce la faccio! Non dir così, avanti! È inutile! Coraggio, signora, torni! Oh, Roger, ciò è ridicolo. Sì, ma sono un sentimentale. Bene, allora, questa è la voce dell'attore preferito da Alfred Hitchcock, un grande attore, veramente. E il film è Intrigo internazionale. Allora, dandole una mano, Cary Grant sta portando in salvo la protagonista. Dove si svolge questa scena? Allora, sulle rocce che raffigurano i presidenti degli Stati Uniti, sopra una cascata, sul cornicione di un grattacielo. Allora, scrivete sulle rocce, sulla cascata o sul cornicione. Allora, scrivete, non copiate. Cosa copi, Isa? No, no. No, non copia. Allora... Scrivete? Sì. Forza. Seconda domanda, chi è l'attrice che salva Cary Grant? Grace Kelly, Silvana Pampanini oppure Eva Marie Saint? Terza domanda, quanti film ha fatto Cary Grant con Hitchcock? 2, 4 o 7? Allora, 2, 4 o 7? Forza, scrivete. Forza marcia. Bene, posto, scrivi un numero, forza Isa, metti un numero. Possiamo partire invece con lo spezzone del film per verificare. Tirati su, forza. Ci provo, aspetta. Avanti, forza cara, via. Non ce la faccio. Non dir così, avanti. È inutile. Coraggio, signora, torni. Roger, ciò è ridicolo. Sì, ma sono un sentimentale. Allora, tutti quanti qui in studio che ci dicono ma come l'ha tirata su una roccia e sono ritrovati sul vagone letto. Era così il film. Allora, avete riconosciuto? Sì, non erano su una cascata. Bel film, bellissimo film questo. Allora, per Masha, non erano su una cascata, no buono. Non era Grace Kelly, no buono. I film erano 4, quindi un punto per la coppia formata da Masha e Maurizio. Vediamo per Isa. Allora, roccia, e infatti sono sulle rocce, va bene. Non è Grace Kelly, i film sono 4 e quindi l'altro punto, 2 punti. Claudio e Isa vincono così. Bene. Allora, 200.000 lire in gettoni d'oro per Claudio ed Isa, mi spiace per Masha e Maurizio, non vi preoccupate, comunque avete già vinto abbastanza quest'oggi. Ed ora invece per voi che siete a casa, la possibilità e l'opportunità di partecipare al grande concorso Morbide Carezze Nive. Grande. Bene, naturalmente ritroveremo i nostri amici Nive domani, quando torneremo a giocare. E a proposito di questo, nella corsa non ho detto chi era l'attrice. Allora, avevamo detto che appunto la scena si svolgeva sulle rocce che raffigurano i presidenti. L'attrice non era Grace Kelly, stranamente, ha lavorato molto con Cary Grant e anche con Hitchcock. Non era Silvana Pampanini, ma era Eva Marie Saint. Questo era il nome dell'attrice. Lo sapevate? No. No, infatti l'ho visto, non lo sapevate, voi avete sbagliato. Allora, abbiamo così concluso. Non mi resta altro che augurare una buona giornata alla signorina qui presente, Elvira. Anche a te.
te. Grazie, lei è molto gentile. Allora, Claudio e Lisa, passate una buona vacanza, altrettanto a voi, sciate anche per noi quando sarà il momento. Abbiamo concluso, l'appuntamento rimane fissato per domani pomeriggio, stessa ora, stessa rete, un bacio. Ciao.